strisciare, ha una, un doppio significato. Dal 25 al 28 maggio 2017 al nono Festival degli Aquiloni c'è questa Art Beach Crawl con l'esposizione personale di pittura contemporanea di Lilian Russo. Allora, vi diciamo subito intanto dove potete trovare subito queste performance di pittura: alla Sirenetta in via Savoia, alla Trattoria da Mariella al solito, sempre in via Savoia, e al Caffè Savoia. Poi cosa c'è? Cosa c'è di bello lungo la spiaggia meravigliosa di San Vito Lo Capo? Sì, intanto in questi tre luoghi, quindi alla Sirenetta, Caffè Savoia e la Trattoria da Mariella, che io ringrazio tantissimo per l'ospitalità, troverete delle tele che raffigurano proprio gli aquiloni che in questi giorni avete visto qua nel cielo di San Vito, quindi sono effettivamente aquiloni che io ho visto e mi hanno affascinato, li ho scelti e li ho realizzati in questi meravigliosi paesaggi. E poi in questi giorni mi sono proprio addentrata nella realtà e quindi dipingo, che sono qua in mezzo agli aquilonisti a dipingere. Dove? Non so, ma sono in spiaggia. L'ispirazione ovviamente è ai massimi livelli. Sì, c'è la libertà, ci sono i colori, c'è la brezza del mare, i colori l'acqua cristallina, sicuramente le ragioni dell'ispirazione sono tantissime. L'arte sappiamo che è molto difficile esprimerla a parole, allora come ti definisci? Cosa tu ti definisci come? Prima ti dicevo che mi definisco sicuramente concettuale, come tutta l'arte lo è, ma sono una pittrice muratrice, nel senso che l'arte non è una cosa soltanto da leggera, da frivoli, ma a volte è un lavoro pesante da muratori, cioè da gente con i calli alle mani, quindi così che mi definisco oggi. Bene, e allora noi leggiamo che ci sarà una performance live in cui tu realizzerai dei lavori con l'interazione del pubblico. Sì. Possiamo parlare un po' più dettagliatamente di questo? Mentre guardiamo la nostra webcam che ci inquadra, webcamtourist.com. Sì, dicevo che sicuramente mi faccio influenzare dalla libertà del volo, degli aquiloni, del...